Tantissimi gli spunti di riflessione offerti dalla seconda giornata di Digiton, la maratona delle idee digitali a Bisceglie, tra vecchie segherie che hanno ospitato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e Piazza Castello, che ha accolto Andrea Pezzi, CEO di The Outplay, e Gianluca Ginoble, del trio Il Volo. Il suo rapporto coi social, quanto è apprezzata la musica italiana all'estero e il rapporto con gli altri due compagni di volo, tra gli argomenti trattati col giornalista Paolo Giordano. Molto soddisfatto, al giro di boa della seconda edizione, il presidente Digiton, Francesco Boccia. Deve puntare ad essere il punto di riferimento nel mezzogiorno dell'incontro tra inventori e investitori, tra ragazzi che credono che si possa fare impresa in un capitalismo che è completamente cambiato, stravolto, con opportunità straordinarie e anche con regole che dobbiamo rimettere a posto, e analisti, investitori che stanno scoprendo questa bellissima città. Io quando vanno via e dicono ci hai fatto scoprire un luogo bellissimo, sono solo orgoglioso, contento, felice. Dobbiamo sperare, insomma, che questi 4 giorni l'anno diventino un appuntamento fisso per la Puglia, per Bisceglie, per il Mezzogiorno, ma un appuntamento che dovrà riguardare l'Italia e anche gli investitori internazionali che iniziano a scoprirci. Poi i protagonisti sono loro, sono i giovani con le loro idee, con la loro capacità di fare. Io sto solo mettendo insieme le persone che ci credono, il patrimonio di conoscenza di questi anni e coloro che con me non hanno paura di discutere di come il capitalismo è cambiato al tempo del digitale.